siamo questo evento sponsorizzato dai Bicocca sul problem solving. Oggi siamo con Roberto Brunelli che ci sta parlando, che ci ha parlato appunto di questo argomento. Allora, partiamo con la prima domanda. Certo. Come si possono sviluppare fuori dal lavoro delle competenze di problem solving che poi si possono utilizzare anche sul lavoro? Normalmente nella nostra esistenza abbiamo sempre la necessità di confrontarci con dei problemi. L'importante è produrre o considerare degli approcci che possono essere sistematizzati e che ci danno la possibilità di raggiungere l'obiettivo, che poi trovare la causa da eliminare, che quindi ci permette di eliminare il problema. È un lavoro sistematico, diciamo che è un lavoro che si può fare tutti i giorni, raffinandolo come in tutte le attività umane, via via che ci si esercita. Grazie. Ed è possibilissimo farlo. Possibilissimo. Possibilissimo. Poi, se ad oggi è possibile, senza delle competenze di risoluzione di problemi in modo efficiente, riuscire a fare carriera o comunque inserirsi in un'azienda in una buona posizione, diciamo così? Direi che è necessario. È richiesto da tutte le imprese, noi lo vediamo nei vari annunci di ricerca di personale, una conoscenza dei metodi di problem solving. E poi il passaggio successivo è quello di esercitarsi e di applicarli, aggiungendo via via una qualità di applicazione sempre migliore. Ma è come un qualsiasi esercizio sportivo, uno fa l'allenamento e quindi arriva un risultato molto interessante. Che consiglio si sentirebbe di dare a dei giovani che si approcciano adesso al mondo del lavoro? Dunque, intanto direi che possiamo cominciare a guardare in questo periodo un po' più ottimisticamente il mondo del lavoro, perché le opportunità stanno aumentando, e direi di non cadere in quel discorso negativo che poi non sappiamo cosa succederà. In realtà studiare bene questo mondo, capire le esigenze delle imprese dove noi pensiamo di collocarci e quindi cercare di acquisire fin da subito quelle competenze, quelle conoscenze che possano essere impiegate utilmente nel mondo dell'impresa. Grazie mille, perfetto. Tanto la ringrazio. Con voi ci vediamo ai prossimi eventi dei Bicocca. Mi raccomando, lasciate un like e seguiteci. Ciao ciao!